ondata irrompe nel punto stampa del governatore. Mi sento colpito nell'intimo, ha detto Zaia, ma la gestione dell'amministrazione è sempre stata trasparente. La seconda ondata è stata una tragedia, Zaia venga in aula a fare chiarezza su quanto è andato in onda il report, a chiederlo sono le opposizioni in consiglio regionale. Procede la campagna vaccinale dell'Ulss 3, da giovedì si parte con gli over 60 e nel fine settimana si torna nelle isole dove verrà somministrata la monodose di Johnson & Johnson. Si svolgeranno venerdì alle 10.30 nella chiesa di Fossalta di Piave i funerali di Carlo Simonetto, il 23enne che ha perso la vita domenica sera in via Caposile a Musile di Piave. Torna in vigore nelle cosiddette zone della Movida l'ordinanza anti-assembramenti del sindaco a Venezia e Mestre nel fine settimana. Il Comune di Venezia ha avviato un censimento centri estivi attraverso cui le associazioni interessate possono avanzare la propria candidatura. In occasione dei 1600 anni di Venezia, lo scrittore Alberto Tosofei ha pensato di condurci in un viaggio insolito nella Serenissima attraverso i numeri. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque, questi titoli di oggi li avete appena sentiti. L'inchiesta di Report sulla gestione in Veneto della seconda ondata irrompe nel punto stampa odierno del presidente della regione. Mi sento colpito nell'intimo, dice Zaia, ma la gestione dell'amministrazione è sempre stata trasparente. Tamponi rapidi utilizzati largamente ignorando lo studio del professor Crisanti, secondo il quale il 30% dei positivi sfugge a questo test. E poi il tracciamento dei positivi, con la stragrande maggioranza dei casi classificati dal sistema informatico regionale come asintomatici senza nemmeno essere stati contattati. L'inchiesta di Report getta ombre sulla gestione della seconda ondata della pandemia in Veneto ed irrompe nella quotidiana conferenza stampa del governatore Zaia, a partire dal fuori onda del dottor Flor, che a proposito dello studio di Crisanti dice di averlo nascosto per timore di cause legali da parte dell'azienda che produce i test rapidi certificati come validi dal Ministero. Penso che qui ci siano delle responsabilità personali, cioè non è che io posso discutere sull'atteggiamento di un primario o di Flor, perché non sono tutte attività che non mi competono. Certamente chiederemo cosa intendeva dire, perché lo studio c'è o non c'è, e se c'è è uno studio oppure non è uno studio. Ad entrare nel merito dello studio Antonia Ricci, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. Lo studio ha evidenziato che c'è un tipo di variante che in una certa fase era effettivamente abbastanza diffusa in Veneto, che ha delle mutazioni che la rendono invisibile ai test antigenici. Lo studio ipotizza che l'uso dei test antigenici possa aver fatto aumentare a dismisura questo tipo di varianti. In realtà, dai nostri dati, che sono ancora in corso di approfondimento, quindi la mia è una valutazione preliminare, non sembra che questa variante sia cresciuta particolarmente, nel senso che dalla metà di dicembre in poi, anzi, la sua prevalenza è stata praticamente azzerata. A spiegare i problemi con il tracciamento dei positivi, la responsabile della prevenzione regionale. Le disposizioni prevedono che su 100 persone positive almeno il 60% debba essere chiamato dalle ULS per stabilire se hanno sintomi o meno. Questi dati vengono poi trasmessi al Ministero e vanno ad incidere sugli indicatori che determinano il colore della regione. È successo che nel periodo in cui avevamo moltissimi casi ci siamo resi conto che molti soggetti non erano stati presi in carico. Quindi abbiamo caricato tutti questi soggetti indicando uno stato che era asintomatico, che doveva essere confermato per essere conteggiato dall'azienda o come asintomatico oppure come sintomatico. Zaia sottolinea di non aver nascosto nulla. Io non vedo negativamente il lavoro che ha fatto il report, se volete che vi dica la mia opinione. Lasciate perdere il trattamento, che uno può dire mi sento colpito nell'intimo, questo ve lo posso anche dire, ma alla fin fine dimostra una roba, che l'amministrazione è sempre trasparente. Zaia venga in aula a fare chiarezza, a chiederlo sono le opposizioni in consiglio regionale. Protesta dei consiglieri regionali di minoranza che hanno interrotto e ritardato l'inizio dei lavori del Consiglio, chiedendo la presenza del governatore Zaia in aula per chiarire quanto è andato in onda sul report.
Abbiamo bisogno di chiarezza e per fare chiarezza è necessario che il presidente Zaia venga in aula, venga immediatamente e venga a relazionare, a spiegare al Consiglio, ma soprattutto ai cittadini del Veneto, che cosa non è funzionato. Serve l'individuazione dei responsabili e delle cause di ciò che è avvenuto. I consiglieri presenti in aula e non collegati dai propri uffici come di consueto causa Covid, proprio per dare un segnale, si aspettavano che il presidente si recasse lì invece che nella sede della Protezione Civile per la conferenza stampa. Il posto ufficiale dove dire le cose è qui, hanno dichiarato, non il punto stampa di Marghera. Ma il governatore, contattato telefonicamente dal vicepresidente Nicola Finco, ha detto di non riuscire a presentarsi. Quindi le minoranze hanno abbandonato l'aula. Non è pensabile che una tragedia come questa passi con l'idea che tutto sommato le cose sono andate bene. Abbiamo sentito in questi mesi la continua narrazione di un'eccellenza in cui tutto andava bene, tutto funzionava, e invece purtroppo il numero di vittime, il numero di persone che hanno perso la vita in questo anno a causa del Covid nella nostra regione sono la testimonianza che molto non è funzionato, ed è fondamentale che Zaia venga a chiarire in consiglio su questo. Con tutta probabilità il presidente Zaia si recherà in consiglio la prossima settimana. Ed ora il sondaggio che vorremmo proporvi oggi: varianti scuole e movida. Rischiamo davvero di richiudere? Se voi pensate così, che si possa richiudere a causa di questo, dovete comporre lo 0422 1626691. Se invece non siete d'accordo, lo 0422 1626690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring questa sera in prima serata. Ed ora parliamo della campagna vaccinale nell'Ulss 3 Serenissima, che procede davvero spedita. Da giovedì si parte con gli over 60 e nel fine settimana si torna invece nelle isole, dove verrà somministrato Johnson & Johnson. Abbiamo finito di vaccinare praticamente gli ultra ottantenni, rimangono poche persone, e agli indecisi vorrei dire: vaccinatevi, che per voi c'è sempre posto. La campagna vaccinale procede spedita grazie alle forniture abbastanza regolari. Mentre dall'Ulss 3 arriva l'appello agli ultraottantenni che ancora non hanno aderito, ma che sono una percentuale minima, si avanza con gli ultrasettantenni e da giovedì con gli over 60, che hanno preso d'assalto il portale regionale delle prenotazioni. Abbiamo fatto anche un grosso passo in avanti per quanto riguarda gli over 70, che ormai sono, tra vaccinati e prenotati, abbiamo raggiunto la quota del 70%. Certo, rimane ancora un 30% e invitiamo caldamente di iscriversi negli slot che apriamo nel nostro sito aziendale. Per quanto riguarda gli over 60, con le indicazioni avute dal nostro Presidente della Regione del Veneto, abbiamo aperto per iniziare a vaccinare da giovedì e abbiamo già i primi 8.600 che si sono prenotati. Altra cosa molto importante è che stiamo lavorando sui fragili e sui disabili, e su questi stiamo arrivando a delle percentuali di vaccinazione e di copertura molto interessanti. Arriviamo a oltre il 60% e quindi questo è un bel risultato. Oltre agli hub di riferimento, anche i medici di medicina generale avranno un ruolo molto importante. Nell'Ulss 3 sono già pervenute richieste per 4.900 dosi da parte dei medici per questa settimana, più altre 7.500 per la prossima. E per il weekend sono state organizzate delle giornate vaccinali dedicate agli over 70 nelle isole. E per utilizzare al meglio, in maniera più efficiente, le nostre risorse, per questi soggetti dai 70 anni in su ci siamo provvisti di Johnson & Johnson, che è in monosomministrazione. Quindi, diciamo, con una sola visita in queste isole riusciamo a chiudere la partita vaccinale. Adesione all'80% tra le imprese veneziane consociate di Confapi per le vaccinazioni anti-Covid. L'Associazione delle Piccole e Medie Industrie sta approntando il suo piano per le vaccinazioni in azienda. Confapi Venezia è pronta ad attivarsi per eseguire le vaccinazioni anti-Covid ai lavoratori delle proprie consociate. Una delegazione dell'Associazione Piccole e Medie Industrie della città metropolitana di Venezia ha già incontrato i vertici dell'Ulss 4 Veneto Orientale, incontro cui ne seguirà uno analogo con l'Ulss 3 Serenissima.
Ancora una volta gli imprenditori sono disponibili proprio al fine di salvaguardare la loro produzione e la salute dei propri collaboratori a mettere in campo delle risorse, perché va ben specificato che nei protocolli nazionali si indica che il vaccino e la siringa vengono fornite dalle ASL, ma tutta la manovra infermieristica è a carico dell'azienda. L'adesione da parte delle aziende associate è già altissima. Noi abbiamo registrato l'80% di disponibilità fra i nostri associati e, considerando appunto il loro personale dipendente, confermiamo un 80% di dipendenti disponibili all'operazione. A Confapi sottolineano come le imprese non siano nuove ad iniziative del genere, vale a dire come siano già attrezzate a svolgere attività di stampo sanitario a prescindere dall'emergenza Covid. Già oggi nelle aziende, anche nelle nostre piccole e medie aziende associate, si svolgono già delle attività cosiddette infermieristiche, siano esse per esempio i prelievi del sangue, come pure la vaccinazione antinfluenzale che viene svolta ogni anno. Anche qui però la campagna vaccinale è legata alla quantità di dosi che saranno disponibili. L'organizzazione e i progetti su chi e come vaccinare invece è già pronta a partire. Anche le altre associazioni insieme a noi hanno individuato il comparto del turismo e del suo indotto come potenziale primo settore. Indicativamente già per metà fine maggio potremo avviare le prime operazioni. Siamo ora alla cronaca. È stata decisa la data dei funerali di Carlo Simonetto, il 23enne di Fossalta che ha perso la vita in uno scontro frontale a Musile. Si svolgeranno venerdì alle 10.30 nella chiesa dell'Immacolata Concezione Beata Vergine Maria di Fossalta di Piave i funerali di Carlo Simonetto, il 23enne che ha perso la vita domenica sera in via Caposile a Musile di Piave. Sconvolta la comunità per una perdita tanto improvvisa. Carlo stava infatti correndo sulla sua corsia quando dal lato opposto è sopraggiunta l'auto condotta da una 36enne di Cavallino che per motivi ancora da chiarire ha perso il controllo invadendo il senso di marcia opposto. Ha colpito di striscio l'auto davanti a quella di Carlo, guidata da un 23enne che si è salvato, e poi si è scontrata violentemente con quella della vittima. Per Carlo non c'è stato nulla da fare, troppo gravi i traumi riportati nell'impatto. Come atto dovuto è stato aperto un fascicolo per omicidio stradale. Torna in vigore nel fine settimana l'ordinanza del sindaco Luigi Brugnaro per arginare le occasioni di assembramento nelle zone della Movida, Venezia e Mestre. Il provvedimento, già utilizzato più volte a febbraio, dà alla polizia locale la possibilità di imporre limitazioni all'accesso a determinate strade e piazze in caso di grande afflusso di gente. Si tratta di venerdì 30 aprile, sabato 1 e domenica 2 maggio e poi nel fine settimana successivo 7, 8 e 9 maggio. La fascia oraria tra alle 11 e le 15 di domenica 2 e 9 maggio, solo per la zona Ormesini Misericordia, il comune intende così evitare situazioni spiacevoli. Primo round in commissione consiliare per il progetto che prevede una torre da 70 metri in viale San Marco, una vicenda che sta facendo molto discutere a Mestre. Una torre residenziale di 70 metri e un'area commerciale. Sul progetto, in una zona di Viale San Marco di circa 23.000 metri quadri, privati, le opinioni a Mestre non potrebbero essere più diverse. Per l'amministrazione comunale è un'occasione di rilancio del quartiere. Altrove invece, quell'intervento in un'ampia area verde, dove c'era l'ex campo da calcio del Real San Marco, genera opinioni diametralmente opposte, che prevedono già una raccolta di firme tra i residenti. Approvato con delibera di giunta, il progetto è stato esposto in commissione. È chiaro che siamo all'interno di una scelta che è politica, cioè per questo viene in consiglio comunale, cioè tutte queste cose qua delle varianti arrivano in consiglio comunale perché è un'attività del tutto discrezionale. Le voci in commissione sono tutte dei gruppi di opposizione. Prima di costruire una torre da 20 piani ci siamo chiesti se la zona di Viale San Marco possa accogliere una struttura di quel tipo, sapendo com'è nata, sulle barene, sapendo che era un terreno acquitrinoso. Questo spazio verde, invece di recuperarlo, riutilizzarlo, metterlo a disposizione, ovviamente ripulito della comunità locale, si consente un investimento immobiliare, diciamo, molto, molto consistente. Si è considerato veramente l'impatto di questo enorme, non si può neanche definire palazzone, ma
torre in un contesto, ecco, che è quello di Viale San Marco, lo si è visto appunto dalle foto, sono molto più esaustive di qualunque parola. Non si può intervenire così, secondo me, senza avere un'interlocuzione prima con i cittadini. E con i cittadini della zona, è una zona vivace, viva. A chiudere l'assessore De Martine, che rimanda la discussione alla prossima occasione. Sulle considerazioni preferisco non esprimermi ora, e lo facciamo con estrema calma quando la Commissione ha più margine di discussione, di confronto, in modo tale che possiamo ragionare con più serenità. Il Comune di Venezia ha avviato un censimento centri estivi dove attraverso il suo sito internet le associazioni interessate possono avanzare la propria candidatura. La Giunta ha inoltre approvato la realizzazione dei centri estivi comunali per le realtà che non hanno spazi propri. Abbiamo avviato una ricognizione di tutti i centri estivi inserendo all'interno del comune un format nella home page del sito alla voce censimento centri estivi, attraverso cui qualunque realtà associativa, culturale, parrocchiale, privata può candidarsi per dare dimostrazione della sua volontà di effettivamente mettere in piedi un centro estivo o un guest nella prossima stagione. L'anno scorso, pur in un periodo di pandemia, sono stati circa 10.000 i ragazzi del Comune di Venezia che hanno frequentato i centri estivi tra realtà private, parrocchiali e pubbliche. Ed è un impegno, quello verso i centri estivi, che l'amministrazione comunale ha rinnovato e rafforzato anche quest'anno. Abbiamo infatti approvato la realizzazione dei centri estivi comunali. Sostanzialmente ci sono delle realtà che non dispongono di ambienti e di spazi propri. Il Comune sceglie in questo senso di venire incontro alle esigenze, mette a disposizione i suoi spazi a titolo gratuito e chiede in cambio che le attività vengano svolte rispettando alcuni tariffari, che sono, diciamo, dei tariffari alla portata delle famiglie. La quota settimanale a bimbo è di 60 euro. Quella quindicinale di 110. Per ogni fratello sono previste alcune riduzioni. Il servizio di ristorazione scolastica sarà fornito da Ames S.p.A. con un costo di 4 euro per i bambini dai 3 ai 6 anni e di 4,25 euro per i bambini sopra i 6 anni. A breve sarà inoltre pubblicato un avviso con cui saranno acquisite le manifestazioni di interesse verso le sedi di alcune scuole messe a disposizione a titolo gratuito da parte del Comune, assieme alla fornitura energetica e dell'acqua. Nel giro di un paio di giorni usciremo con un avviso pubblico attraverso cui acquisiremo delle manifestazioni di interesse su alcuni spazi comunali che sono messi appunto a disposizione e a fronte dei quali le associazioni che si proporranno ci garantiranno di confermare il tariffario del Comune. Dalla festa della Sensa il 16 maggio tornano i grandi eventi in Laguna. Venezia è pronta a ripartire in sicurezza e lancia questo messaggio all'Italia e all'Europa. Venezia riapre e riparte da maggio con i grandi eventi. Ecco come Vera sta studiando i protocolli sanitari e di sicurezza. Nulla verrà lasciato al caso. Primo evento, domenica 16 maggio, la festa della Sensa, quando, rispetto allo scorso anno, si spera di ripristinare anche il corteo acqueo. La tradizionale festa della Sensa il 16 maggio, dove speriamo di poter raccontare questo momento anche con la presenza di un corteo acqueo con tutte le imbarcazioni di doga alla veneta, e poi la tradizionale messa nella chiesa di San Nicolo a Lido, ma soprattutto a seguire il 22 maggio l'apertura della Biennale Architettura e dal 29 maggio al 6 giugno il Salone Nautico di Venezia. La macchina organizzativa è già in moto da alcuni mesi. L'obiettivo è di realizzare le manifestazioni, ovviamente tenendo conto di restrizioni sanitarie. L'organizzazione di manifestazioni come la Biennale di Architettura e il Salone Nautico hanno il vantaggio di essere organizzate su ampi spazi all'aperto come l'Arsenale di Venezia. Noi oggi stiamo tenendo conto quindi di attività di contingentamento degli ingressi. Momento clou della ripartenza sarà il Salone Nautico, dove potrebbe esserci anche la presenza del ministro Garavaglia. L'obiettivo è anche dare un segnale a Venezia, all'Italia, all'Europa di ripartenza in sicurezza del sistema Venezia. In occasione dei 1600 anni di Venezia, Alberto Tosofei ha pensato di condurci in un viaggio insolito nella Serenissima attraverso i numeri. Scopriamo come.
23.000 il numero di proiettili che piovono sulla città tra luglio e agosto del 1849, alla fine del lungo assedio austro-ungarico. 11.654 il numero delle cortigiane ufficiali, secondo Marin Sanudo, uno dei più celebri cronisti dell'inizio del Cinquecento. Questi sono solo alcuni dei numeri che il noto scrittore veneziano Alberto Tosofei ha scelto per raccontare l'incredibile storia di Venezia in occasione dei suoi 1600 anni. Ho fatto questa scelta di raccontarla attraverso i suoi numeri, il titolo è Venezia in numeri, perché mi sembrava divertente poter ripercorrere le vicende storiche attraverso delle cifre, cifre anche curiose alcune volte. Sono passato anche attraverso non solo le tante storie che vi sono avvenute nel corso dei secoli, ma anche le leggende che li riguardano. Con il libro Venezia in numeri, una storia millenaria, si percorre un insolito viaggio nella storia della Serenissima, che ha molti primati, come descritto nel numero 1. Riguarda tutte le volte in cui Venezia è arrivata per prima. La prima legge che disciplina il lavoro minorile, la prima legge che disciplina il brevetto e quindi la protezione delle idee, il primo lazzaretto, le parole veneziane che sono quarantena, arsenale, ghetto e anche alcune invenzioni come lo specchio nel 1540, prima so che sembra difficile da immaginare ma non esisteva, esistevano solo dei metalli molto lucidati, e l'uso del termometro che ai noi la temperatura corporea in questi ultimi due anni è diventata determinante per appunto capire se una persona è malata. 1611, Santorio, dove? Qui a Venezia. 143 pagine per conoscere Venezia da un punto di vista diverso, ma attenzione, perché tra i tanti numeri spunta anche una lettera. Starà al lettore scoprire quale. E non perdete questa sera la nostra trasmissione Ring a partire dalle 21.15, ospiti Roberto Ciambetti della Lega, Alessandro Luigi Bisato, Silvia Daniele, presidente Wedding Planner Italia, Raffaele Speranzone, Fratelli d'Italia, Marco Bonnet, giornalista Corriere del Veneto. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino. Bentrovati al meteo. Mercoledì 28 aprile l'instabilità si attenuerà temporaneamente al nord-est, in attesa però di nuove piogge a partire da giovedì. Diamo allora uno sguardo più approfondito alla situazione. Sul Veneto contesto variabile, il cielo si presenterà come vediamo molto nuvoloso. Solo sui monti al mattino sarà possibile qualche locale schiarita. Precipitazioni generalmente assenti, salvo per possibili locali fenomeni, specie nel pomeriggio, a ridosso dei rilievi. Temperature stazionarie minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra i 15 e i 18 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente non si escludono ancora degli acquazzoni, sarà via via più asciutto con il passare delle ore. Temperature minime tra 8 e 10 gradi, massime sui 13-16 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige. Ampi spazi di sereno in mattinata, poi più nubi ma tendenzialmente senza piogge. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 20 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Silea Legnami, le migliori soluzioni personalizzate per la vostra casa e giardino.